Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì 13 gennaio 2022. Queste le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Doccia fredda da Mercurio, che vede lontano. Se aspettate dritte dall'astro guida del giorno, Mercurio, probabilmente avete visto giusto, è in gamba, qualificato, insomma ha tutte le competenze per darvi una mano, il guaio è che sarebbe l'unico a farlo. Perché con Nettuno in quadratura e la Luna imbronciata tanto da non rivolgervi nemmeno un saluto, oggi non riuscite a venirne a capo. Nulla di drammatico in realtà nel vostro cielo, comunque sorvegliato dal grande Giove, ma il rischio di prendere lucciole per lanterne si fa più marcato, non siete ancora rientrati della parte e vi sentite la testa annebbiata. Inconsapevolmente qualcuno, forse un amico, vi ostacola nella carriera, mammina vi vorrebbe attaccati alla gonnella, mentre il partner soffre di inconfessate gelosie. Per fortuna la sera annuncia schiarite e allora sì che potrete firmare l'armistizio con le stelle. La salute non va al massimo, con stati infiammatori dapprima silenti, poi via via più manifesti. Ma se guardando nella direzione indicata dal dolce raggio lunare provate a analizzare le cose da un'altra prospettiva vi accorgete che i vostri problemi sono risibili e non macroscopici come li avete considerati finora. Una donna, benestante, ma falsa, imbrogliona, imbonitrice. Può essere un'amica, una parente, una collega, molti guai dipendono dalla vicinanza di questa donna. Mancanza di responsabilità, bilanci compromessi, sperpero di denaro per una donna, prestiti non restituiti. Sii chiaro nell'esprimerti ed esigi chiarezza anche dagli altri. Benissimo amore, flirts, relazioni extraconiugali, gioco. Gioia dai figli. Poche speranze di risolvere un piccolo problema affiorato nei giorni scorsi, oggi la mattinata promette poco o niente di buono. Qualche grattacapo nel pomeriggio per una persona importuna. Se siete in procinto di affrontare una convivenza, fatelo con entusiasmo e allontanate tutte le paure. Se il vostro partner vi crea qualche perplessità superatele parlando di questo con lui. In amore, una situazione confusa si chiarirà. Ti sentirai liberato. Matrimonio, convivenze e relazioni sentimentali saranno favorite. Frequenta associazioni, saranno importanti. Il vostro amore oggi è condizionato da Saturno che vi renderà irascibili, mentre Mercurio vi terrà legati a un segreto. Giove guida oggi i vostri passi e le vostre azioni portando una ventata di novità e fortuna, i nati di giovedì poi avranno Sole e Marte che li renderanno energici e particolarmente fortunati in tutto ciò che faranno. Oggi potreste essere giudicati e sentirvi al centro dell'attenzione e dei pettegolezzi. Un po'. Diciamocela tutta, potrebbe essere anche colpa vostra. Marte potrebbe infastidirvi facendovi avere qualche reazione spropositata. Occhio all'impulsività. Oggi avrete dei presentimenti alcuni dei quali saranno giusti e fondati. Però non date credito a sensazioni negative che vi verranno dal vostro particolare stato d'animo. Frequenta circoli e clubs dove potrai fare delle interessanti conoscenze. A scuola o a lavoro la vostra energia sarà sempre la stessa per tutta la giornata e questo sarà sicuramente anche un vantaggio per voi che non sentirete il peso di alcuni impegni, sia fisici che mentali. State sicuramente facendo un buon lavoro, ma dovreste imparare ad ottimizzare i tempi di realizzazione dei vostri impegni. Siate calorosi con la gente che vi sta intorno. Potrete evitare domande imbarazzanti su quello che state combinando se saprete interessare gli altri più alle vostre storie che a voi. Oggi vi sentirete particolarmente dinamiche e perfino effervescenti, non potranno sfuggirvi ottime opportunità che sarete pronti a captare. Siete un po' defilati in questa giornata dal flusso degli intrecci planetari principali che si muovono in cielo. Giove vi guarda un po' storto. Ma un luminoso Mercurio nel vostro segno vi gratifica. Una fase di alti e bassi si collega forse anche alla monotonia di inizio anno. In serata la scelta di un film del genere commedia brillante o di uno spettacolo televisivo di evasione, vi alleggeriscono notevolmente lo spirito. Cari gemelli, chi è solo si guarda intorno, belle emozioni in arrivo da cogliere. Per quanto riguarda il lavoro, se avete dei dubbi prendetevi il tempo necessario per decidere.
Usate bene, e con calma, la testa. Siete alla ricerca di alcune risposte, ma al momento vi dovete accontentare di indizi. La vostra impazienza potrebbe determinare il vostro umore oggi, ma anche questo dovrete accettarlo. Prossimamente troverete quello che state cercando, dovete soltanto essere consapevoli del fatto che è possibile dover aspettare, per il bene di tutti. Sarete pronti, al momento opportuno, ad accogliere il vostro destino. Ti senti pronto a fare qualcosa che non ti si addice e che potrebbe prendere in contropiede una persona vicina. Sfortunatamente la tua cerchia potrebbe essere destabilizzata dal tuo modo di fare bizzarro, come se tu fossi un'altra persona. Con la luna in dodicesima casa e la mente confusa dalle nebbie di Nettuno, stamani il malumore imperante, tra lavoro pesante e consolazioni indigeste, anche i saldi non appagano come promesso. Amore ed Eros. Tra tavola e letto la competitività suona fastidiosa, la cenetta tra amici si trasforma in anafrodisiaco, pancia piena uguale a desiderio in calo. Tamponate la situazione con un tete a tete a lume di candela, solo piattini eccitanti e in quantità limitata, pesce e cioccolato in pole position. E allora sì, che farete i fuochi d'artificio. Siete un po' agitati e potreste perdere il bandolo della matassa. Provate a fare una cosa alla volta, e non innervositevi se il partner non vi capisce con tempestività. La calma è la virtù dei forti. Siete un po' pigri e apatici e la vostra dolce metà se ne è accorta, lasciandovi smaltire lo stato un po' di relax misto a ozio totale, in cui siete oggi immersi. Questo in particolare se siete nati nella prima e nella seconda decade. I single invece si godono una fase avventurosa, in special modo se appartengono alla terza decade. Lavoro e denaro? Buona tenuta degli investimenti, occhio però alle tasse, che si mangiano via una buona fetta, se poi ci aggiungete anche le bollette stratosferiche del 2022. Soprattutto in mattinata vi mancherà la concentrazione giusta per affrontare la giornata che si presenta molto difficoltosa a causa della mole di impegni. Il segno dei gemelli aderisce simbolicamente alla terza casa dell'oroscopo. Questa casa rappresenta la comunicazione immediata, gli scambi che avvengono tra fratelli e sorelle, i contatti sociali e mondani. In tutte queste caratteristiche, voi gemelli, siete imbattibili. Nessuno più di voi è capace di intrattenere persone sconosciute casualmente incontrate al bar, magari con barzellette. Non c'è chi vi superi nel creare ponti di dialogo tra gli esseri umani. Benessere. Senso di affaticamento, attenti, però, al peso, la stanchezza non si vince abbuffandosi, soprattutto se la colonna è delicata. Contro il mal di schiena massaggio con pomata all'artiglio del diavolo. Oggi avrai voglia di mangiare un gelato con qualcuno a cui tieni. Essere brillanti e gentili, significa resistere all'impulso di fare le piccole cose autodistruttive che domani rimpiangerai. Per lei, quotidianità da film dell'orrore, come vorreste il tappeto volante per fuggire sul Machu Picchu. Chiudete gli occhi ed eccovi accontentate, la fantasia fa miracoli. Per lui, indefinibile malessere, forse covate un raffreddore o un'alterazione da intolleranza. Colore delle emozioni, verde petrolio. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.